Manamana. 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 Sansovini, bomber del Pescara con 11 reti, premiato come il miglior biancazzurro al ristorante Margherita di Città Sant'Angelo. 100 bottiglie di vino Tenuta Raffaele, 100 bottiglie di birra Land Beer. Non c'è che viva soddisfazione. Sì, mi ubriacherò. No, fatti scherzi. Contento per questo premio, mi onora, mi gratifica del lavoro svolto quest'anno. E niente che dire, anche il nostro campionato è stato più che buono, quindi è stata una stagione sicuramente proficua. È la seconda volta che vinci questo premio, quindi per la seconda volta scrivi il tuo nome nell'albo d'oro di questa prestigiosa competizione che, ricordiamo, in passato ha visto protagonisti Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan, campione d'Italia, e tanti altri campioni. Un premio che ti inorgoglisce. Vedere il mio nome vicino ai nomi di questi grandissimi giocatori del passato è una cosa sicuramente d'orgoglio, di soddisfazione, visto che ho altri anni di contratto nel Pescara, magari mi piacerebbe riscrivere ancora questo nome mio. Ecco, è la seconda volta che vinci questo premio, rispetto alla prima, che sapore ha? Ma è sempre contento, sempre soddisfatto, forse quest'anno volta ancora di più perché in una categoria superiore, che prima eravamo in C, quest'anno in B. Parliamo di questa stagione, 11 reti, forse Marco Sansovini poteva fare qualcosina di più. Ma se nella vita si può fare sempre di più, figuriamoci nel calcio. Però sono soddisfatto, insomma, della mia annata, sia a livello di prestazioni, di quantità di partite giocate, anche di bottino di gol. Di queste 11 reti, quali ricordi con particolare emozione? Ma mi è piaciuto il primo gol in casa col Grosseto, e poi diciamo che tutti i gol sono ricordati con particolare piacere. Ecco Marco, una squadra che sognava e sperava di raggiungere i playoff, poi che cosa è successo proprio in dirittura d'arrivo? Ma diciamo che questa è una squadra partita per salvarsi, che ha raggiunto l'obiettivo con largo anticipo, e questa è una nota sicuramente di merito che va sempre ricordata, mai dimenticata. E è vero che a un certo punto della stagione eravamo in lotta per i playoff. Purtroppo evidentemente il nostro più grande difetto è stata un po' l'incostanza, e l'abbiamo pagata perché in alcuni momenti non sono venuti dei risultati importanti che ci avrebbero permesso di fare il salto di qualità, e quindi niente. Ma dove si è giocato i playoff il Pescara? Dentro casa o fuori casa? Ma sai, fuori casa non abbiamo fatto tantissimi punti, e in casa ne abbiamo fatti parecchi, mi sembra. Poi è vero, c'è stata qualche sconfitta in casa che ha rallentato il nostro cammino, quindi diciamo che non c'è stato un crocevia particolare, ma una serie di situazioni che ci hanno portato ad essere dove siamo ora. Ma secondo il diretto interessato, dove si è visto quest'anno il miglior Sansovini? Ma non lo so, sinceramente io faccio fatica a parlare di me, faccio sempre parlare gli altri. Il mio impegno, come l'impegno dei miei compagni, è sempre stato al 100% dall'inizio alla fine della stagione. Poi io i commenti li lascio fare ai tifosi e tirare le somme, dirigenti, allenatore. Si parla già di campagna acquisti, Marco Sansovini ha un altro anno di contratto con il Pescara, quindi resterà sempre in riva all'Adriatico. Ma io ho 2 anni di contratto con il Pescara, quindi la mia intenzione e continuare col Pescara fino alla fine del mio contratto, e non so se poi la società avrà programmi differenti, per ora non ho sentito niente, quindi credo di rimanere qui a Pescara. Un premio, questo del migliore biancazzurro, che dedichi a chi, Marco? Ma i premi mi piace dedicarli a mia moglie e a mia figlia. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Emanuele Cascione, premio della critica in questa 18ª edizione del migliore biancazzurro a Città Sant'Angelo. Peccato per quell'infortunio, perché all'inizio è stato davvero un campionato strepitoso quello tuo. Sì, dispiace perché ho perso un po' di condizione e ho pagato un po' le ultime partite, però per tutto il campionato diciamo che
e sono abbastanza contento di quello che ho fatto, anche se si può sempre migliorare. E riguardo a tutta la situazione generale, abbiamo fatto veramente un ottimo torneo. Secondo il diretto interessato, dove si è visto il miglior Cascione quest'anno? In quale partita? Ma ora non è che mi vengono tante in mente, diciamo che è una partita anche come Porto-Gruaro, dove segnare il gol del 3-2 dopo essere andati in svantaggio di 2-0 è stata un'emozione fortissima e una delle partite che ricordo più piacevolmente. Si è parlato e si è scritto di un campionato mediocre, quindi una ghiotta opportunità persa quella di non prendere parte ai play-off. Ma è stato un campionato abbastanza livellato, senza, a parte le due in testa, tutte potevano accedere ai playoff. C'è il rammarico infatti di questo, perché noi fino alle ultime tre partite eravamo molto, molto vicini a raggiungere questo obiettivo. I tifosi sono particolarmente rammaricati di questi tempi, ecco, che cosa può dire Cascione? Ma non so se ti riferisci ai guai un po' societari, quelli che sono successi. Sono decisioni che, come ho detto, vanno rispettate. Speriamo che tutti torni normale, ma penso che poi tutto si risolverà nel migliore dei modi. Il futuro di Cascione? Ma io lo vedo a Pescara, poi normale che ci sono... E c'è anche un'altra squadra purtroppo che deve mettere voce, quindi aspetteremo fino al 31 di giugno. Un premio questo che dedichi a chi? Ma sicuramente alla mia famiglia, a mia moglie e alla mia figlia. Premio della critica in questa 18ª edizione del Miglior Biancazzurro per Marco Verratti, gioiellino del Pescara. Ma che stagione è stata, a tuo avviso, quella che hai portato a termine? Una stagione positiva sia da parte mia che da parte della squadra, perché l'obiettivo che ci avevamo prefissato per inizio stagione l'abbiamo raggiunto anche con molto anticipo, e anche qualche partita abbiamo avuto la fortuna di sognare i playoff. Da parte mia è stata una stagione positiva, perché grazie al mister ho trovato la continuità che per un ragazzo della mia età è molto importante. Hai cambiato ruolo, anche una cosa molto importante, come ti ci sei ritrovato? All'inizio era per causa qualche infortunio il mister mi ha messo a centrocampo, poi era un ruolo che ho ricoperto anche nei giovanissimi, gli allievi, è un ruolo che mi piace molto, al mister gli sono piaciuto e ora molto spesso gioco lì. Ma non sogni un ritorno da trequartista? No, a me piace più giocare a centrocampo, quindi speriamo che l'anno prossimo potrò fare tutte le parti a centrocampo, però se serve una mano io... Per il Pescara giocherei anche in porta, quindi non c'è problema. A mente fredda, cosa è mancato al Pescara, Verratti, per raggiungere l'obiettivo playoff? Mancato non lo so, è un cambiamento difficile. Noi ci abbiamo provato, sono state la partita con Livorno e il Vicenza, sono state decisive. A Livorno, contro il Livorno, questa partita avete visto tutto, partita che avevamo dominato all'inizio, solo che c'è stato un errore di Tore che... abbiamo perso la partita, ma niente da dire a Tore perché ci salva tutto un campionato, quindi niente. E poi a Vicenza abbiamo perso all'ultimo secondo, abbiamo preso un rigore contro e da lì sono svaniti tutti i sogni. La partita più bella che hai giocato quest'anno, secondo te? La partita più bella, proprio più bella, forse quella con Livorno, ma sia per l'ambiente che si respirava, per quanto era importante. E quindi per fortuna mia, anche quando sono in pressioni mi caricano ancora di più, quindi cerco ancora di dare il meglio, quindi penso partire a Livorno è stata la partita più bella. I tifosi sperano che resti ancora a Pescara, tu invece? Io pure spero di restare ancora qua perché è meglio sia per me che per la società, penso, quindi speriamo di rimanere qua, di fare un altro anno a giocare. Ho fatto 30 partite anche grazie al mister, il mister rimane, quindi io sono contentissimo di rimanere un altro anno qui a Pescara. Il premio di cronache abruzzesi a chi lo dedichi? Lo dedico alla squadra, ai compagni, alla società che mi sono sempre vicini, mi danno consigli. Sembra che sono uno di loro, c'è cioè da loro, quindi lo dedico a tutti loro. In bocca al lupo. Crepi. Il bomber Marco Sansovini, migliore biancazzurro, secondo il mister Eusebio Di Francesco, una scelta giusta, quella condivisa anche con gli altri colleghi giornalisti?
Condivisibile al massimo, anche perché è giusto premiare questi ragazzi che hanno fatto tantissimo. Sono contento per Marco che ha raggiunto la doppia cifra quest'anno. Abbiamo avuto un po' di difficoltà a segnare, ma lui si è sempre prestato a quello che è, e si è messo sempre a servizio della squadra, e questo diventa fondamentale in un gruppo come il nostro, che secondo me ha fatto la differenza. Un premio meritato, ma sinceramente poteva fare di più? Beh, si può fare sempre di più, ci si può sempre migliorare, bisogna sempre cercare di dare il massimo, però penso che ognuno in determinati momenti ha quel che si merita. È stato anche spesso sfortunato, ci voleva un pizzico di fortuna in più. Nel calcio può fare la differenza, specialmente quando si arriva lì per ottenere un risultato più importante. Premio della critica per Cascione e Verratti, due elementi davvero molto interessanti che avrebbero potuto dare di più per alterne vicende, purtroppo non hanno reso al massimo. Beh, partiamo da Cascione, che è il giocatore nuovo che è arrivato quest'anno, che secondo me ha dimostrato di starci benissimo in questa categoria, anzi secondo me ha le qualità per poter ambire a giocare in categorie superiori. Peccato per l'infortunio. Sì, è ovvio, voleva arrivare a quello, è stato fuori due mesi e per noi è stato determinante in senso negativo, perché era un po' il giocatore che dettava in tempo la squadra. Si sa benissimo che il centrocampo è la zona nevralgica in cui si sviluppano le principali manovre della squadra. Per Verratti posso dire che ha avuto una grande crescita. Il fatto di averlo portato a giocare quasi 30 partite in tutto questo campionato, per l'età che ha, per i problemi che ha avuto negli anni precedenti, devo dire che per me è una grandissima soddisfazione, ma principalmente contento per lui, perché ha dimostrato una grande crescita sapendo giocare anche in un ruolo basso da centrocampista, in cui ha espresso grandissima qualità. Ecco, il cambio di ruolo perché? Perché è un giocatore che vede poco la porta, essendo troppo avanti mi toglie attacco della porta, non ha quella grande... La sua più grande qualità non è sicuramente avere velocità o corsa lunga, lui ha grande qualità di palleggio e ho cercato di sfruttare in mezzo al campo perché mi riusciva a dettare i tempi. Il futuro del mister Di Francesco? Ma io, come ho detto prima, non parlo ancora di questo perché ci sono stati diversi problemi ultimamente. Io ho un contratto col Pescara, ne avevamo verbalmente, abbiamo parlato di tutto, però ci sono state altre situazioni che andremo a verificare più avanti. In doveroso e religioso silenzio ascoltiamo l'esibizione del maestro Gheorghi Zanfir. Thank you.
campioni, è eccezionale. Un premio al mister Eusebio Di Francesco, allenatore serio e preparato, meritevole dei massimi palcoscenici del calcio italiano. Eusebio Di Francesco consegna Antonio De Leonardis. Un allenatore che ha bordato delle pagine indelebili della storia del calcio pescarese. Allora, che dire per questo premio? Il piacere riceverlo dal decano dei giornalisti come Totò. Complimenti, grazie Eusebio Di Francesco. Allora, Emanuele Cascione, centrocampista di qualità e quantità, punto fermo di una grande squadra. Complimenti. Scattano i flash al vostro indirizzo che saranno immortalati sul sito di Cronache Abruzzesi a partire da oggi. Emanuele, che cosa dire di questo premio? Ma è un orgoglio per me, spero di poterne vincere i campionati con questa maglia. Peccato per l'infortunio, se no potevi strappare le 100 bottiglie di vino e di birra a Sansovini. No, beh, meritato, ha fatto una grande stagione, sono complimenti, bocca al lupo e vanno nel cascione. Bene, andiamo avanti con la consegna di un altro premio. E allora io volevo qui Guerino di Felice. Manuel Fieni, vieni pure qui al centro, perché dobbiamo consegnare anche un premio in vino. Prima di parlare del premiato, soddisfatti di questa bella manifestazione svoltasi in famiglia. Manuel. Sempre soddisfatti dal tuo lavoro, ma soprattutto contenti di questo Pasquale e di questi ragazzi che sono con noi. È contento anche Guerino Di Felice o si aspettava magari il raggiungimento dei playoff, come molti di noi? No, va bene così, dai, playoff l'anno prossimo. Benissimo, l'anno prossimo per i playoff. Noi leggiamo anche la motivazione del premio a Marco Verratti, giovane e interessante talento del calcio italiano, piacevole fortuna del Pescara di oggi. Consegnano Guerino Di Felice, Manuel Fieni. Possiamo metterci in posa per delle foto. Per delle foto ricordo. Marco, che cosa dire? Giovanissimo ma già richiesto e già pluripremiato il nostro Marco Verratti. No, mi ha fatto veramente piacere, speriamo di continuare così su questa strada e speriamo di togliermi altre soddisfazioni. Senti, sono diverse le società che ti cercano del calcio italiano, ma sinceramente Marco Verratti vuole restare a Pescara o già sogna altri lidi? No, io il mio sogno è stare quello di giocare a Pescara quando ero bambino, quindi ora che mi ci trovo speriamo di rimanerci ancora più a lungo possibile. Magari con il Pescara in Serie A l'anno prossimo. Speriamo, sì. Speriamo, in bocca al lupo, Marco Verratti. E a questo punto io volevo qui accanto a me volevo il maestro Gheorghi Zanfir, Manuel Fieni torna in nostra compagnia per la consegna delle 100 bottiglie di vino e delle 100 bottiglie di birra che saranno poi consegnate direttamente al vincitore di questa rassegna. Ricordo, iniziativa promossa dal periodico Cronache Abruzzesi e dalla Fienis azienda di Pescara. Il maestro, l'avete ascoltato prima, contentissimo, è qui per incidere un disco con il nostro Franco Midiri, vincitore del Festival della Melodia di qualche edizione fa. Domani sera all'Hotel Miramare ci sarà una bella serata legata al Festival della Melodia, dove il maestro Zanfir darà appunto il suo giudizio e darà i suoi consigli ai giovani cantanti del Festival della Melodia. Nel frattempo premiamo colui che per la seconda volta scrive il suo nome nell'albo d'oro della nostra competizione. Si tratta di Marco Sansovini, bomber di collaudata esperienza, simbolo della nostra squadra del cuore. Un applauso! Ciao Marco! Stretta di mano con il maestro Gheorghi Zanfir, con Manuel Fieni, possiamo consegnare il premio alle bottiglie pure, anche se poi saranno successivamente consegnate al bomber. Bomber, 200, con queste sono 200 bottiglie di vino e 200 di birra. Le hai già bevuto le altre? Tutte quante. Le ho regalate tutte, le tante le ho regalate. Benissimo. Comunque beve vino, beve birra, cosa beve Marco Sansovini? A volte un bicchierino di vino, ma di rado. Ti ha fatto più piacere il primo premio due anni fa o il premio di oggi? Sono entrambi motivo di grande soddisfazione, hanno sempre un sapore particolare, un premio di critica importante. Il
il futuro, altre due stagioni con il Pescara. Sì, altre due stagioni con il Pescara, ho continuato a proseguire questo rapporto nella durata del mio contratto. Quest'anno 11 reti, il prossimo anno quante ne prometti? Non ho mai promesso niente, quindi spero di far bene questa settimana. A chi dedichi il premio? A mio moglie e a me. Complimenti, Marco Sansovini, migliore biancazzurro 2011. Con il periodico Cronache Abruzzesi ad organizzare la 18ª edizione del premio Il Migliore Biancazzurro, la Fienis di Pescara, con ben 100 bottiglie di vino e 100 bottiglie di birra regalate al miglior giocatore biancazzurro. Ne parliamo con Manuel Fieni di questa bella iniziativa dedicata ai giocatori del Pescara. Sì, siamo ormai da anni, ci ritroviamo come sempre giornalisti, amici, giocatori, per premiare i migliori. Noi siamo contenti, essendo un'azienda di Pescara, non possiamo che collaborare, premiare, gridare sempre a Forza Pescara, come ogni anno. Una bella festa qui all'interno del ristorante Margherita di Città Sant'Angelo. Sì, volevo ringraziare soprattutto Claudio, grandissimo amico, che ci ha dato questa possibilità, ci ha ospitati, ci ha trattato benissimo, essendo anche lui un grande tifoso del Pescara, è fiero di questa cosa. Ecco Manuel, approfittiamo dell'occasione anche per entrare nel dettaglio, ma che tipo di vino e che tipo di birra hanno preso i giocatori del Pescara? Allora, abbiamo dato i vini della Cascina del Colle, che sono vini di una piccola azienda che fa delle chicche, diciamo, sono bottiglie di immenso valore per me, perché sono di una qualità sopra la norma. Numerate, tutte bottiglie numerate. Numerate a mano, che sono veramente, guarda, sono veramente le chicche, che invito tutti ad assaggiarli. E poi abbiamo premiato con delle birre artigianali fatte dalla Meisel, che è una birreria tedesca. Una manifestazione arricchita e impreziosita anche dalla presenza del maestro di flauto di Pan, Gheorghi Zanfir, oltre 120 dischi d'oro, più di 200 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Davvero una festa di qualità quest'oggi, alla presenza anche degli altri premiati, perché oltre a Marco Sansovini sono state consegnate delle bottiglie di vino anche a Marco Verratti, il gioiellino del Pescara, e ad Emanuele Cascione. Sì. Io mi complimento con te per aver portato il maestro, che non conoscevo sinceramente, ma nella sua prova che ci ha dato è stato straordinario, è stata una bellissima interpretazione di varie canzoni storiche. Per un'estate da protagonista, iscriviti gratuitamente a Miss Adriatico. Miss Adriatico. 337 91 71 11. 337 91 71 11. Manamana. 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 Manamana.